Buonasera e bentornati al nostro appuntamento di metà settimana con Quo Vadis. Come vedete, il titolo di questa puntata è particolare perché in queste ore si sta compiendo un'operazione un po' diversa rispetto alle settimane precedenti sul fronte dell'emergenza coronavirus, perché si stanno creando, non solo in Toscana, anche in altre regioni, delle microzone rosse per cercare di arginare quei focolai che vertono soprattutto sulle varianti del virus. La Toscana è vicina all'Umbria, ha dei problemi e quindi sono particolarmente interessate le province di Arezzo, Siena e anche qualcosa nella provincia di Grosseto. A questo proposito, e anche a Livorno, aggiungo io, perché come tutti sanno, anche Cecina in questo momento è in zona rossa. Insomma, una situazione particolare che vogliamo analizzare con chi sta in prima linea, cioè con chi sta insieme alle comunità, alla gente, e cioè i sindaci. A questo proposito abbiamo perfezionato il nostro primo collegamento con un sindaco amico, posso dire, di Quo Vadis. Ed è Paolo Masetti, sindaco e primo cittadino di Montelupo. Buonasera Masetti e grazie di essere tornato insieme a noi. Buonasera Vittorio, grazie dell'invito. Allora, la domanda iniziale è molto banale ma anche molto flash, cioè voi sindaci, in particolare il sindaco di Montelupo, è pronto per fronteggiare, non c'è problema a Montelupo, ma è pronto a fronteggiare una sorta di emergenza come si sta verificando anche a Barga, a Sovicille, a Sansepolcro, in altre zone in cui ci sono questi focolai? I sindaci sono nati pronti. Allora, questa è una battuta, ma diciamo siamo talmente in prima linea che siamo pronti davvero a contrastare qualunque tipo di emergenza. Questa è un'emergenza ormai con cui ci confrontiamo da un anno. Abbiamo festeggiato il compleanno di un'emergenza così pesante e dobbiamo mettere in conto che possa succedere in ognuno dei nostri comuni un'emergenza di quel tipo, perché stiamo sul filo del rasoio. Le varianti sono un problema grosso, stiamo cercando di far sì che i nostri cittadini seguano le regole il più possibile, siano il più possibile attenti a quelli che sono i comportamenti che da tempo evochiamo e sollecitiamo, ma certo la sfortuna può essere dietro l'angolo e se parte un focolaio, il sistema è pronto per contrastarlo e per cercare di risolvere al meglio i disagi dei cittadini. Certo, speriamo che non accada perché è una Certo. situazione che poi impatta in modo importante anche sulla vita economica e produttiva. Tra l'altro lei è un uomo di protezione civile, per tanti anni, insomma, ha lavorato di fronte a emergenze terribili, non è certo questa della portata di qualche evento di calamità naturale, ma insomma le situazioni spesso sono difficili da gestire e da coordinare. Senta, i sindaci della Toscana sono pronti? Gli faccio questa domanda in chiave ANCI. So che lei lavora all'interno dell'ANCI attivamente, quindi le chiedo se siamo pronti, quello che lei diceva ce l'ha già un po' anticipato, se siamo pronti a fronteggiare questo tipo di emergenza. Noi abbiamo i COC praticamente aperti dall'inizio dello scorso anno, quindi i nostri centri operativi sono pronti a entrare in azione. Certo è che non è una passeggiata, quindi l'essere pronti non significa che saremo in grado di risolvere tutte le problematiche ad esse connesse, ma il sistema sanitario ormai è sul pezzo, se mi passate questo termine. E il sistema sanitario è in stretta connessione, in stretto contatto con i sindaci quasi quotidianamente, quindi siamo anche psicologicamente pronti ad un'emergenza di questo tipo, cioè cosa diversa da un terremoto E che beh, si certo. verifica in maniera quasi inaspettata, anche se c'è la probabilità che accada in alcuni territori, altra cosa è questa, ormai siamo in perenne emergenza e siamo pronti a tutto da questo punto di E vista. in questi giorni, fra l'altro, stiamo proprio a ricordare che è un anno dal famoso paziente zero di Codogno. Insomma, è passato un anno e sembra già storia remota, e invece purtroppo siamo ancora a fronteggiare queste problematiche. Senta, Sindaco Masetti, l'ultima volta che ci siamo sentiti, io le ho fatto una domanda sul fronte sanitario perché so che lei monitora tutte le strutture ospedaliere, non solo dell'area dell'Empolese, di
Montelupo dista pochi chilometri, per chi non lo sapesse, ma insomma sono pochissimi quelli che non conoscono Montelupo, dal San Giuseppe di Empoli. Qual è la situazione ricoveri e terapie intensive? Allora, non è una situazione drammatica, ma è una situazione difficile. E tra l'altro tutti gli 11 sindaci dell'Empolese Valdelsa monitorano questo aspetto, in particolare anche il delegato, il presidente della Società della Salute, il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli. Quindi non è una situazione che è paragonabile a una situazione drammatica che abbiamo già incontrato nello scorso anno, ma certo è una situazione che potrebbe volgere velocemente in questa direzione, perché il numero di positivi aumenta, ma il problema è quando aumentano le persone che vanno alle terapie intensive. Ora non c'è una sofferenza particolare da questo punto di vista, però sono aumentati i posti diciamo, i pazienti in terapia intensiva, sono aumentati i pazienti nel reparto Covid, è stato riaperto, come sapete. Quindi, insomma, problemi non mancano, però è tutto a divenire. Cioè, quello che ci aspetta sarà quello risolutivo, nel senso che se nelle prossime giorni, settimane non saremo attenti, noi stessi, ogni cittadino può dare Non il c'è suo dubbio. contributo, la pressione sul sistema sanitario aumenta con tutto quel che ne consegue. Senta, qual è la sua situazione nella sua cittadina per quanto riguarda i vaccini? Allora, i vaccini stanno partendo lentamente. Oggi, proprio stamani, hanno preso avvio le vaccinazioni per gli over 80, con un primo vaccinato che era molto over 80, perché un centinaio da pochi giorni, tra l'altro in gambissima, però diciamo si va con Possiamo le fare il giuste. nome se vuole, lo possiamo salutare. Si chiama Remo Ecco, Gailoggi, un allora salutiamo centenario. Remo, il centenario di Montelupo. E tra l'altro in gambissima, che ha rilasciato anche un'intervista ad una televisione locale e che si è sottoposto volentieri alla vaccinazione, e così come tutte le altre persone che erano in attesa. È che ovviamente sappiamo tutti qual è il problema: la mancanza di vaccini, quindi la possibilità ancora di non approvvigionarsi in modo importante di questo importante presidio, perché se non ci vacciniamo velocemente noi staremo con questa spada di Damocle sulla testa per molto tempo. Senta. Quindi l'invito è a chi si potrà vaccinare di farlo senza remore, senza alcun dubbio, e poi l'augurio è che il governo e la regione, che si sta muovendo bene comunque in questo contesto, riescano a farci arrivare vaccini per tutta la popolazione. A questo proposito, lei che è un esponente del Partito Democratico e quindi credo, anzi sicuramente, che sta vivendo questi giorni particolarmente importanti sul fronte del nuovo governo Draghi. Anche qui una domanda brutale. Le piace questo percorso iniziato da Mario Draghi e da ovviamente questo nuovo governo con questa maggioranza, possiamo definirla super allargata? Insomma, le piace o no? Ma io avrei evitato di arrivare a questo, ma ci siamo arrivati, nel senso che è stato un percorso accidentato che ci ha portato al governo Draghi. Mario Draghi è persona competente, persona attenta, poi dovremo, come tutti, ovviamente misurarlo su quello che sarà capace di fare. Ha delle belle gatte da pelare, a dire la verità, perché si trova a dover gestire una situazione in itinere che è drammatica dal punto di vista economico, dal punto di vista sanitario, e quindi non è che prenda una situazione tranquilla. C'è bisogno della maturità di tutte le forze politiche, c'è bisogno anche di ascoltare da parte del governo maggiormente i sindaci, che sono Ecco. stati capaci in questo anno di dimostrare grande fermezza e grande responsabilità, e sono stati probabilmente anche uno degli elementi che ha consentito di mantenere la coesione sociale così com'è. E i Senta, sindaci non sono spesso ascoltati da questo punto di vista. le faccio una domanda proprio personale, cioè a Montelupo è cambiato qualcosa il clima politico all'interno del Consiglio Comunale fra maggioranza e opposizione? C'è un dialogo, diciamo, più positivo in questi giorni? Lei ha notato un cambiamento? Ma io devo dire che fin dall'inizio della pandemia l'opposizione si è messa a disposizione della gestione dell'emergenza. Quindi ho avuto grande collaborazione, poi rimane il normale contraddittorio
su questioni che riguardano la nostra città e che ovviamente partono da visioni completamente diverse, ma devo dire c'è un clima di collaborazione e un clima di rispetto reciproco che ci consente di lavorare con sufficiente serenità. Senta, ho due domande, forse una perché abbiamo meno di 3 minuti. La domanda riguarda ancora il fronte sanitario, perché in queste ore il Ministro Speranza ha parlato alla Camera e ha detto che il nuovo DPCM ci sarà dal 6 di marzo al 6 di aprile. Quindi, caro Sindaco, Pasqua compresa. E questo è un dilemma. Beh, è la prima volta, visto che ci siamo già passati, e temo che dovremo ricominciare a fare qualche diretta per raccontare ai cittadini quello che sta succedendo. I cittadini sono stremati, devo dire, sono stremati i commercianti, sono stremati i ristoratori, i baristi, sono stremate tutte quelle categorie che hanno pagato uno scotto veramente pesante per questa emergenza. E quindi più che si va avanti e più che è difficile per chi fa l'amministratore come me cercare di tenere, come dire, fermi, coesi le nostre comunità. È una cosa non da poco. Il problema è che ci aspettano ancora molti mesi per arrivare alla fine di questo tunnel e quindi ci aspetta ancora tanta, tanta pazienza. E l'importante è che il governo intervenga con i ristori per le categorie colpite, con l'aiuto per le famiglie che veramente non ce la fanno più, con l'aiuto anche per le amministrazioni che stanno affrontando spese aggiuntive, in parte è stato fatto, dovranno continuare a farlo. Noi siamo qui sul territorio a combattere insieme ai nostri cittadini. Circa un mese e mezzo fa, Sindaco Masetti, parlammo, se lo ricorderà, della filiera artigiana di Montelupo, che ha una tradizione che si perde nei secoli. È una situazione che si è aggravata, secondo lei, in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane? Era già grave prima, ma devo dire che perlomeno nel comparto della ceramica c'è grande voglia di reagire, grande voglia di ripartire. Però la voglia di ripartire poi alla fine si sfianca, perché passano le settimane, passano i mesi e il mercato ovviamente latita per ovvie ragioni. Allora, abbiamo pochi secondi con Paolo Masetti, abbiamo parlato durante il corso di questa nostra bella chiacchierata di un anno di pandemia, abbiamo parlato anche della crisi del mondo artigiano che insomma ha veramente una grande sofferenza. Un anno da sindaco durante la pandemia, cosa le è rimasto, Sindaco Masetti? È rimasto tanto, soprattutto e sicuramente la fatica, su questo non c'è dubbio, ma l'aspetto legato alla sofferenza di tante persone. Quindi il rapporto con la mia comunità, se mai fosse stato possibile, perché io l'ho molto stretto con la mia comunità, si è ancora più come dire, rafforzato, perché c'è stata una condivisione e una complicità nella gestione di un'emergenza che nessuno di noi aveva messo in programma per le proprie vite. Allora, io la ringrazio di questo collegamento. Sindaco, buon lavoro, in bocca al lupo, se possiamo usare questo termine, ma so che la sua comunità è pronta a fronteggiare qualsiasi tipo di problematica. L'invito è di risentirci al più presto. Volentieri, volentieri, grazie a tutta la redazione. Buona giornata. Grazie a Paolo Masetti, sindaco di Montelupo Fiorentino ed esponente del Partito Democratico. Noi ci fermiamo qua. Poi nella seconda parte di Quo Vadis parleremo con un medico, non parleremo soltanto di politica, ma anche della situazione nelle micro zone rosse. Fra poco a Quo Vadis. L'ansia ingigantiva le mie preoccupazioni. Non mi lasciavano mai. Dormivo male. Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Laila, nuovo farmaco con formula Silexan che aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve. Laila, più spazio alla vita. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Grazie alla nostra competenza tecnica, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ed assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto superbonus con detrazione del 110%.
dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. Il tuo pranzo di lavoro veloce, ricco, saporito, cucinato come si deve al prezzo giusto? A Prato la risposta è troppo facile. Bar Valentina. Sì, proprio loro, quelli che aprono alle 4:45 del mattino. Quelli che pagano le tue bollette, quelli che ci sono sempre. E lo volete un consiglio? Assaggiate i panini del Bar Valentina. Fantastici, come un gol di Leo Messi. Bar Valentina, a Prato, via Roma. E non aggiungiamo altro. Pancani da oltre 60 anni a Pistoia, adesso è anche a Quarrata con Pancani Arte in Luce, illuminazione e design. Showroom dove potrai trovare le migliori marche per dare alla tua casa il tocco di eleganza che si merita. Nella sede di Pistoia ti aspetta una vasta scelta di illuminazione tecnica e decorativa, reparto elettrodomestici, incasso e televisori, con consegna ed installazione a domicilio, vendita all'ingrosso e dettaglio di materiale elettrico ed il nuovo reparto di materassi. Il tutto con la qualità ed assistenza che ci contraddistingue da sempre. Pancani, l'esperienza che fa la differenza. Eccoci tornati in studio per la seconda parte di Quo Vadis. Continuiamo a parlare di questo scenario che si sta dipingendo anche nella nostra regione, con queste micro zone rosse che fanno un po' paura, e questo spiega anche il nostro titolo: senza catastrofismi, senza angosce particolari, ma non c'è dubbio che ci sono dei focolai non solo in Toscana ma anche immediatamente vicino, come per esempio in Umbria e nel Lazio settentrionale, che ci creano dei problemi. Ne vogliamo parlare con un medico, con un consigliere regionale della Lega, che torna a Quo Vadis nel suo periodico, nel nostro periodico Punto della Situazione. Siamo infatti collegati con Andrea Ulmi, consigliere regionale della Lega, che è un medico. Dottore, buonasera e grazie di essere con noi. Buonasera a voi e a tutti i vostri telespettatori. Allora, noi abbiamo titolato Paura zone rosse, perché adesso si va verso questo tipo di fotografia con delle micro zone nelle quali soprattutto in questi giorni si sono venuti a verificare molti focolai, in particolare delle varianti. Quella inglese ci riguarda in primo piano in Toscana. Qual è la situazione e come la state vivendo? Intanto partendo proprio dal vostro quartier generale, e cioè il Consiglio regionale. Ma dunque, la stiamo vivendo tutti insieme con aspetti diversi, perché sembra quasi, ieri c'è stata una discussione abbastanza impegnativa sulle comunicazioni riguardo al Covid. Ieri era un consiglio straordinario tutto dedicato a questo, e la maggioranza ha parlato in maniera trionfalistica, cosa che non mi sembra che ce ne siano i dati per poter parlare in questo senso. Dal punto di vista sanitario devo dire che microzone che vengono in qualche modo enucleate dal resto possono essere sia giusto come concetto, perché a un certo momento se esistono dei focolai è bene intercettarli subito sul nascere. Certo. Però ritornavo su quello che è stato detto dall'assessore e anche dal presidente Gianni, che non c'è tutto questo trionfalismo nel dire siamo stati bravi, siamo quelli che si è fatto più vaccini, perché l'idea che ci siamo fatti è quella di un'attesa, come se le cose dovessero arrivare dallo Stato, no? Mentre noi l'autonomia della sanità regionale deve permetterci a un certo momento di andarcele a cercare le soluzioni, quindi di poter eventualmente accedere a delle produzioni di vaccino autonomamente, così come quella di creare
anche con dei corsi formativi dei vaccinatori, perché i due problemi fondamentali in questo momento sono il numero dei vaccinatori e il numero dei vaccini che arrivano. È vero che non c'è nessuna colpa da parte dell'amministrazione se Pfizer o Moderna o AstraZeneca ritardano nel dare i vaccini, oppure telefonano da un momento all'altro per ridurre la quota. Però questo per noi deve essere una di quelle variabili che dobbiamo mettere in conto, perché non ci deve permettere di rimanere indietro. Per cui io credo, le ho detto in consiglio, che dobbiamo cercare di fare come fanno altri presidenti di regione, e cioè di andare a cercare, laddove è possibile, la produzione di vaccini e l'acquisizione di vaccini indipendentemente. Senta, da medico, come la sta valutando la situazione di queste varianti che riguardano anche in particolare la nostra vicina amica regione Umbria, ma che hanno sconfinato un po' nelle province di Siena, qualcosa anche a Grosseto? Lei è di Grosseto, è una situazione che la preoccupa da medico, dottor Ulmi? Allora, è ovvio che i vaccini come sono concepiti adesso possono in qualche modo rimanere sottoutilizzati in quanto a potenza se riscontrano delle varianti, ma delle variabili su quello che è il vaccino su cui è stato costituito, diciamo il virus su cui è stato costituito il vaccino. Ma io so che ci sono degli studi per fare vaccini di seconda generazione, che a un certo momento le variabili possono essere comprese. Mi spiego meglio. Nell'antibiotico terapia, ci sono dei batteri che diventano, diciamo, antibiotico resistenti. Allora noi abbiamo elaborato degli antibiotici sempre diversi per poter colpire le patologie. A livello virale, quindi nel caso dei vaccini, è ovvio che la necessità di avere dei vaccini prima possibile ha determinato di andare su degli studi che erano stati fatti verso altri tipi di vaccini, verso altri tipi di virus. Certo. Mi spiego meglio. Per esempio, perché Pfizer è arrivata prima? Perché già studiava l'RNA messaggero per eradicare il virus Ebola. Quindi automaticamente adesso questi vaccini sono specifici per quel virus. Se a quel virus vengono create delle variabili, è ovvio che il vaccino può essere meno efficace. Ma ci sono già in studio dei vaccini che, con un meccanismo di azione diverso, possono riuscire a intercettare anche quel tipo di varianti. Ecco, questo mi pare molto importante. Senta, restando sempre sui temi sanitari dell'emergenza Covid, anche se andiamo in politica, perché il Ministro della Salute Speranza ha parlato alla Camera e ha detto che il prossimo DPCM sarà operativo dal 6 di marzo al 6 di aprile. Secondo lei c'è bisogno di un restringimento, di una diciamo maggiore attenzione, di misure più rigide, oppure dobbiamo mantenere o cercare di farlo la situazione com'è adesso? Perché le dico con tutta onestà, dottor Ulmi, molti cittadini mi fermano, mi chiedono: ma perché questa precarietà? Cioè, siamo sempre nell'incertezza dell'immediato domani, è così o è solo un'impressione? Allora, effettivamente non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Le dico molto rapidamente una questione. Se lei fa un'analisi dei vaccinati e i non vaccinati, va bene? I vaccinati sanno di essere vaccinati e i non vaccinati di non essere vaccinati, e tutti e due con la mascherina, quel 90% di percentuale di vantaggio che hanno i vaccinati si riduce drasticamente, perché loro, sapendo di essere vaccinati, avranno meno accortezze. Ecco, allora, questo è il problema. Per poter essere attenti, noi dobbiamo mantenere tutte quelle
piccole attenzioni, ma che sono grandi attenzioni, e quindi io mi ripeto per l'ennesima volta, avendolo già detto più volte nella sua bellissima trasmissione, e cioè il distanziamento sociale, la mascherina, gel per pulirsi le mani, eccetera. Questo non andrà mai, mai ridotta l'attenzione su queste cose, perché una volta vaccinati, non è che siamo vaccinati nel passato, perché poi la vaccinazione dovrà essere ripetuta dopo 7, 8, 9 mesi, quello che riusciremo a capire essere realmente il periodo che la vaccinazione resta in essere. Certo. Quindi è molto importante non pensare di aver fatto tutto dopo la vaccinazione. La vaccinazione è fondamentale. La vaccinazione è fondamentale, ma le nostre attenzioni dovranno rimanere alte. Senta, sul fronte dei vaccini sta iniziando, o sta iniziando proprio in queste ore, l'operazione Over 80, cioè si comincia a vaccinare gli anziani attraverso anche l'importante, aggiungo io, sostegno dei medici di famiglia, che però hanno qualche prerogativa che spaventa un po' gli anziani, per esempio per quelli non autosufficienti si può recarsi nelle abitazioni per fare il vaccino, per quelli che invece ancora, bontà loro, si possono muovere, bisogna recarsi all'ambulatorio, e questo spaventa un po' gli anziani. Voi avete fatto un consiglio regionale straordinario sulla, diciamo, versante sanità in Toscana. Qual è la situazione? E le chiedo, da consigliere della Lega, se è soddisfatto di questa roadmap vaccini in questo momento. Allora, la roadmap può andare bene. Non sono soddisfatto perché la burocrazia sta ingessando di nuovo quella che è, secondo me, la problematica principale in tutte le attività, diciamo, regionali. In particolare io ho presentato delle risoluzioni ieri in cui praticamente facevo presente come la piattaforma su cui i medici di famiglia potevano mettere se stessi con una lista di over 80 sia stata chiusa a un orario diverso rispetto a quello che era stato loro comunicato. Di conseguenza, alcuni medici, per quanto riguarda la mia provincia, sicuramente a Magliano, a Fonteblanda e all'Isola del Giglio, sono rimasti fuori. Quindi ci siamo trovati in una situazione dove accanto a un medico che aveva i suoi pazienti a poter vaccinare, ce n'erano altri che non lo potevano fare. Ora, in una situazione emergenziale come questa, andiamo a sindacare sull'orario che non è stato rispettato. Sì. Cioè, qui dobbiamo trovare il buon senso e farli assolutamente mettere nella possibilità di poter vaccinare. La stessa cosa è successa su tutti i giornali della mia provincia. Un medico in pensione si era reso disponibile a vaccinare, va bene? Cosa è successo? Che lui ha chiamato l'ASL, l'ASL ha fatto chiamare alla Protezione Civile, la Protezione Civile gli ha chiesto dei dati, e i tempi, i dati si allungano, non erano sufficienti, lui si è rotto le scatole e ha detto passo. Ora io chiedo a lei e al buon senso dei nostri telespettatori: ma vi sembra questo il momento di andare a sindacare sulla problematica oraria o su se uno ha un curriculum non completamente esaustivo, quando a me, che sono stato vaccinato la prima vaccinazione, la mia vaccinazione me l'ha fatta un infermiere. L'atto medico non è, cioè l'atto medico è vaccinare, ma il medico è quello che fa la diagnosi. Poi sicuramente un catetere lo sa mettere meglio un infermiere di un medico, perché lo fa, è una cosa rutinaria. Senta, domanda a bruciapelo, abbiamo circa 2 minuti. Questi primi giorni del governo Draghi la soddisfano in generale? Le faccio questa domanda a bruciapelo. E io le rispondo altrettanto prontamente che io sono contento che siamo andati al governo sotto diciamo il presidente Draghi. Non sono ancora in grado di poter dire
se mi soddisfa o meno, perché deve ancora completarsi la squadra di governo, quindi i sottosegretari che poi ovviamente si occupano di tante questioni più specifiche, no? Indicativamente sicuramente mi fa piacere che Giorgetti sia al Mise, mi fa piacere che Garavaglia sia al Turismo, mi fa piacere che la Stefani sia, per quello che riguarda della Lega, alla disabilità, perché la disabilità è sicuramente un ministero che andava ripristinato, andava valutato e rivalutato secondo l'importanza che ha, e non come hanno detto qualcuno, specificatamente del Consiglio regionale, che è un qualche cosa che quando vogliamo essere buonisti mettiamo il Ministero della Disabilità, tutt'altro. Per cui io sono contento di come si stanno mettendo le cose. Ora, alla luce dei fatti e degli avvenimenti, vedremo se possiamo essere contenti dei risultati. Per dovere di cronaca, a conforto di quello che lei diceva, io ricordo che in più di un'occasione il suo leader, cioè Matteo Salvini, ha parlato spessissimo della disabilità e anche delle malattie, quelle che ancora autoimmuni, che non sono spesso purtroppo riconosciute in questo paese a sufficienza per garantire anche un sostentamento economico di fronte alla, diciamo, alle loro sofferenze sanitarie. Le faccio un flash in 20 secondi. Mi permette un inciso su quanto ha detto lei. Certamente. Perché le malattie rare, purtroppo, non sono economicamente remunerative, perché proprio perché sono rare non c'è una distribuzione adeguata del farmaco, così come anche vecchi preparati di poche lire sono stati tolti dal commercio perché non erano commercialmente, diciamo, efficienti dal punto di vista economico. Per esempio la fibromialgia, dottore, è una di queste medicine, di queste patologie che non viene riconosciuta, spesso purtroppo viene anche considerata troppo poco, ma la sofferenza è molta. Sicuramente. Io guardi, proprio ieri che ero in studio ho curato una persona, ovviamente nella mia specializzazione, ma che soffre di fibromialgia, e mi diceva, riguardo alla sua malattia, gli chiedevo come stava, e mi diceva appunto che è una sofferenza costante. Dottore, grazie al consigliere regionale della Lega Andrea Ulmi, buon lavoro e buona assemblea. Grazie, alla prossima. Grazie a voi e grazie a tutti i vostri telespettatori. Benissimo, grazie ad Andrea Ulmi, che è consigliere regionale della Lega, come vi dicevo, ma che soprattutto è un medico di fama importante, che quindi ci ha fatto il punto della situazione anche sul fronte dei vaccini. Noi ci fermiamo qua, grazie di essere stati insieme a voi, e Quo Vadis si aggiorna alla prossima settimana. Arrivederci.